Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, io vi mostrerò un tutorial semplicissimo ragazzi, perché è veramente semplice, come customizzare la vostra skin su Minecraft e pure come inserirla, perché ci sono ancora magari delle persone che non sanno tutt'oggi come si inserisce la skin sul gioco. Allora, il primo passo che dobbiamo fare ragazzi, dobbiamo andare su Google e dobbiamo cercare skin Minecraft, così, proprio semplicissimo. Lo cercate ed è qua, name MSI è il sito. Se no siete pigri e non vi va di andare su Google, scrivere skin Minecraft, tranquilli che vi lascio il link nella descrizione. Quindi, oppure magari non lo trovate il sito perché c'è anche la possibilità di non trovarlo. Qui ragazzi ci sono tutte le skin praticamente su Minecraft, potete cercare anche una skin e qui se voi scrollate in basso troverete, a parte delle pubblicità comunque, vabbè. Ma come potete vedere tutte le skin più popolari che utilizzano gli utenti sui server, a parte quello. Allora, quindi, come si fa a scaricare una skin? Mettiamo che io voglio scaricare una skin e non so come farla. Allora, prima di tutto, tipo scegliamo questa, è un esempio, ok? Quindi, cliccate sulla skin che volete e andate per scaricarla. Dovete cliccare scarica, questa freccetta qua, semplicissimo. Cliccate scarica e lui ve la scarica qui, in alto a destra, semplicissimo. E questo è il nome della skin, potete anche cambiarlo, ok? Quindi se voi andate su si è aperta l'immagine, vabbè, non fa nulla. Ok, se voi andate su download adesso, potete vedere che il file ve l'ha scaricato. Per rinominarlo, ragazzi, però dovete fare attenzione, perché se voi cancellate tutto e il nome, incluso .png, la skin non funzionerà più. Quindi, per cambiare il nome, mettiamo, che ne so, skin, scrivendola bene magari, skin a caso .png. .png ragazzi è essenziale, quindi non lo togliete perché altrimenti il computer non riconosce che questo file è un'immagine. Adesso questa sarà la mettiamo che sarà la vostra skin. Adesso, una volta che voi avete scaricato la skin, mettiamo un esempio su Minecraft Bedrock. Facciamo prima l'esempio su Minecraft Bedrock, che è quello più semplice. Dovete aprire Minecraft, ovviamente. Aspettiamo che si carichi. Ok, si è caricato. Allora, un secondo, che qua carica anche la skin. Ok, perfetto. Allora, come potete vedere, io ho la mia skin, che è appunto questa. Non l'ho presa così, l'ho customizzata. Allora, voi fate skin di proprietà, fai scegli una nuova skin e direttamente andate sulla skin che avete rinominato, oppure non occorre rinominarla, serve semplicemente se volete magari riconoscerla, perché comunque guardate, ho tante foto io nel mio PC, quindi allora mettete su skin a caso, che è quello che ho installato praticamente un minuto fa, ed è questa, vedete? Quindi selezionate se la volete più piccola o più grande, e questa è la vostra skin. Quindi su Minecraft Bedrock funziona così. Adesso io mi rimetto ovviamente la mia skin, perché questa, no, sai com'è. Quindi abbiamo messo la skin su Minecraft Bedrock. Adesso passiamo al metodo di Java. Adesso andiamo a aprire Minecraft.exe. Potete, se usate T-Launcher, comunque è un po' più difficile il procedimento. Se avete Minecraft originale è semplice. Allora, quindi aspettiamo che si carica. Ok, si è aperto Minecraft. Allora, come si fa a mettere la skin? Vedete qui in alto che c'è scritto skin? Cliccate skin. Queste sono le skin che ho messo, ok? Allora, fate nuova skin. E dovete fare spoglia. Facendo spoglia, mettete di nuovo skin a caso, che no, skin a caso, quella che avete installato, ecco. E fate salva. Salva, io non faccio salva, salva e uso. Voi dovete fare salva e uso, io faccio salva. E così, ragazzi, vi salva la skin e la potete usare. Io uso la mia, ovviamente, perché è la mia. E quindi, questa, ragazzi, è un modo semplicissimo per installare la skin. Adesso, chiudiamo Minecraft. Adesso c'è un altro problema. Come si fa a modificare una skin? Perché, cioè, come faccio se io voglio modificare una skin? È molto semplice. Quello che dovete fare è scrivere skin custom Minecraft. Perfetto, skin custom Minecraft. E qua, ragazzi, questo è il sito che ovviamente vi lascerò anche in descrizione, perché io, ragazzi, non voglio farvi perdere tempo. Magari non trovate il sito. Ecco il primo, a me faccio il primo, poi magari voi non la faccio il primo. Ok, siamo qua. Ma ora voi mi direte, Mirko, tu sei scemo, qua c'è una skin e posso solamente colorarla. No, questo è per creare una skin.
Se voi invece volete modificare la vostra skin, prima di tutto cancelliamo questa cosa che ho fatto. Se volete modificare la vostra skin, dovete andare qua, upload the form from computer. E qua ragazzi, andiamo su download, mettiamo di nuovo la skin a caso di prima, fate classic, e questa è la vostra skin. Adesso voi per modificare, allora potete decidere. Allora, se voi volete modificarla, ci sono due modi per modificarla. Voi volete modificare il corpo, togliete outer layers e evidentemente vi modifica la skin. Se volete aggiungere altri pixel alla vostra skin, cliccate questo e potete iniziare a creare la vostra skin. Bene, comunque, già vedete che comunque aggiungendo dei pixel così a caso, come ho fatto io nella mia skin, qua puoi cambiare anche colore, ovviamente non è per forza blu. Si possono creare delle skin migliori rispetto a quelle di Minecraft normali, che quelle che ti affacciano da direttamente. Ovviamente io sto facendo a caso, voi potete fare quello che volete. Ok, una volta che voi avete fatto, quindi avete modificato la vostra skin, ok, facciamoci anche un sorrisino, che se questo si può chiamare sorrisino. Praticamente abbiamo creato, non creato, abbiamo modificato la nostra skin. Adesso fate download perché dovete scaricarlo ovviamente e ve la scaricherà di nuovo. Stessa cosa ragazzi per Minecraft, quindi ritorniamo su Minecraft, cioè per voi inserire la modifica che avete fatto nella skin dovete riandare ovviamente su Minecraft e andando su Minecraft con lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima potremmo cambiare la skin, quindi importargli le modifiche che abbiamo fatto prima. Semplicissimo ragazzi, avete trovato qualcosa di difficile? Io spero di no. Stessa cosa è su Minecraft e Java, io ve lo faccio vedere su Madrock dove gioco di più comunque. Un secondo che si avvia Minecraft. Ok, si è avviato Minecraft. Andiamo sul camerino. Qua c'è la mia skin che ho cambiato. Fate. Purtroppo ragazzi non è possibile su Minecraft e Bedrock mettere diverse skin che importate, quindi per forza una ne dovete mettere. Fate skin classica, skin di proprietà, scegli una nuova skin. Io quella non l'ho rinominata, la skin è modificata. Potete vedere che comunque abbiamo una skin modificata. Semplicissimo. E potrete giocare su Minecraft, vedo che anche Java, con la stessa skin. Se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, lasciate un mi piace. In questi giorni usciranno altri video. Comprerò un computer nuovo e potremo registrare anche nuove vanille su Java. Ho già creato delle miniature per i video futuri. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!